Cittadinanza italiana per l'eroe di Castello di Cisterna. È il riconoscimento che il sindaco del piccolo paese del Napoletano vuole dare ad Anatoly Korol, il 38enne ucraino ucciso per aver cercato di impedire una rapina nel supermercato Piccolo, dove si era recato per fare la spesa insieme alla figlia di 2 anni. Il sindaco Clemente Sorrentino ha annunciato inoltre che l'amministrazione sarà al fianco della moglie e dei 2 figli di Anatoly. Noi la cosa importante, restiamo nei modi che ci consente la legge, però noi vogliamo valorizzare, mettere in evidenza questo atto che ha fatto questo signore, che non è comune, è una cosa che ha fatto una cosa veramente, veramente inaspettata. E quindi questo atto deve essere messo in risalto. Penseremo poi in Consiglio Comunale di fare un'iniziativa, intitolargli una strada, attivarci per una procedura di riconoscimento civile. La decisione cavalca l'onda del sentimento popolare. Mi voleva sempre togliere la borsa dalla mano, sempre. Non c'è che dire, non c'è parola da rimproverare, non ci sono. Sempre voleva aiutare a tutti e guardava solo il lavoro. Più che un eroe, perché voleva aiutare a tutti. Erano stranieri, ma se fosse nato in Italia non era così. Ho lasciato una bambina di 2 anni, piccolina, e è intervenuto in questa cosa che tranquillamente poteva aver fatto solo. Non lo so, secondo me ha fatto bene, ha fatto pure male, gli è costato la vita, è successo, è una cosa grave. Sono delle reazioni umane che uno non riesce a contenere. Se ha fatto questo significa che in quel momento ha avuto quel tipo di reazione. Certo, lasciare dei figli piccolini è un dramma. Sul fronte delle indagini in attesa dei risultati dell'autopsia si stringe il cerchio intorno agli autori dell'omicidio. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini dell'impianto di videosorveglianza del supermercato. Nel filmato ci sono impressi gli ultimi attimi di vita di Anatoly, che non ha esitato a lanciarsi dietro i malviventi e a ingaggiare la violenta colluttazione. L'operaio edile è stato centrato da 2 colpi di pistola, esplosi da distanza ravvicinata e colpito alla nuca quando era già a terra esanime, con un oggetto appuntito, molto probabilmente da una penna a sfera usata come pugnale.